Prima di tutto buonasera, buonasera a tutti. Questa sera parliamo di un problema abbastanza annoso e devo dire abbastanza impattante per la frazione appunto di Ruginello. Prima di iniziare, ma mi serve anche per fare un collegamento appunto ai lavori, chi è Brianzacque? Brianzacque è il gestore del ciclo idrico integrato, è una società partecipata dai comuni, da tutti i comuni della provincia e dalla provincia, e dalla provincia stessa, quindi ha tutti e 55 i comuni nella sua compagine societaria. Che cosa vuol dire che fa il ciclo idrico integrato? Vuol dire che si occupa della gestione della risorsa acqua, dalla captazione, quindi abbiamo dei pozzi, ce ne sono anche ovviamente a Vimercate, alla distribuzione dell'acqua, fino a quando l'acqua diventa scarico, quindi si occupa della raccolta dei reflui e della depurazione. Quello che sottolineato è che la raccolta e la depurazione è la raccolta e la depurazione di acque reflue, quindi cosa vuol dire? Di acque sporche, anche perché il destino ultimo di queste acque è un depuratore che logicamente se ci va a finire dell'acqua pulita lavora per niente. Quando dico lavora per niente, l'acqua pulita il depuratore lo danneggia, perché lavora meglio, i batteri che depurano l'acqua lavorano meglio con l'acqua sporca, oltre al fatto che per arrivarci, per essere depurata, quest'acqua viene sollevata e trattata, quindi acqua che non deve essere depurata subisce dei trattamenti inutili che comportano anche delle spese inutili che pesano sulle bollette di tutti. Quindi di fatto il concetto cardine dovrebbe essere che le fognature non dovrebbero accogliere acqua pulita. Soprattutto le fognature non sono dimensionate per raccogliere acqua pulita, perché il loro scopo è quello di raccogliere acqua sporca, quindi sono dimensionate per raccogliere l'acqua sporca. Cosa vuol dire l'acqua sporca? L'acqua sporca è quell'acqua che deriva dai servizi di casa, oltre a una piccola porzione di acqua di scorrimento delle strade. Cosa significa? Significa che alcune strade, soprattutto quelle a maggior traffico, in periodi secchi, quando non piove, si sporcano a causa degli scarichi delle macchine piuttosto che per i depositi. Quando piove una prima parte di acqua è sporca, è considerata sporca, tutto il resto è considerato, la normativa una volta che la superficie è dilavata di fatto viene considerata acqua pulita. È tanto più acqua pulita l'acqua che cade su un campo e finisce in fognatura. Ed è un po' quello che succede, diciamo così, nella frazione di Ruginello. Io qui ho messo via indipendenza per darvi un riferimento. Sopra la frazione di Ruginello, geologicamente, c'è un terrazzo che è abbastanza facile da vedere, perché da via Indipendenza ai campi che ho segnato, che ho contornato di rosso, si sale. È praticamente un terrazzo che sta sopra la frazione, e fra le altre cose questo terrazzo, che è inciso dalla strada che porta alla frazione di Villanova a Bernareggio, è in pendenza verso la frazione, verso l'abitato. Se lo notate è una specie
di conoide che praticamente drena verso, verso l'abitato. Questo terrazzo è costituito da un tipo di terreno, che è l'argilla, che non è per nulla drenante, quindi di fatto l'acqua che cade non va a finire in profondità, ma scorre. Non è paragonabile a una superficie totalmente impermeabile come le strade, ma poco ci manca. Tipicamente la reazione di questi terreni è che l'acqua che cade satura il terreno in brevissimo tempo, perché di fatto non scende sotto, e a un certo punto scorre d'improvviso. Il bacino che vedete insomma, ha una certa rilevanza. Se solo lo paragonate alla zona industriale tra Bermareggio e Vimercate, vi rendete conto di quelle che sono le aree che quando piove scaricano direttamente sulla frazione di Ruginello. È logico che tutte queste acque, una volta arrivate nell'urbanizzato, quindi dove c'è la strada, dove c'è la fognatura, gioco forza, l'unica tubazione che c'è viene riempita in un attimo. Fondamentalmente quello che succede è questo, a grandi linee. Perché ho segnato le frecce, allora, lasciando perdere, ma contribuiscono tantissimo anche queste, il bacino che da Cascina a Cali sul Biate attraverso San Lazzaro scende e attraversa la strada provinciale andando a riversarsi sull'Indipendenza, è in pendenza anche la strada provinciale che arriva da Bernareggio, su cui drena ancora il bacino, diciamo, verso Bellusco. Il fenomeno viene acuito dal fatto che il terrazzo di cui parlavamo prima è inciso, cioè le strade che si sono, mi dicono, almeno gli abitanti, nel tempo si sono venute a formare a causa del continuo passaggio di mezzi, piuttosto che all'epoca carretti, poi sempre più di mezzi appunto meccanizzati, hanno portato a delle strade incise. Queste strade incise perché acuiscono il problema? Acquiscono il problema perché logicamente l'acqua fondamentalmente viene canalizzata e diventa un cannone, cioè se l'acqua viene sparsa su una superficie molto ampia la velocità rallenta. Nel momento in cui l'acqua viene costretta tra due pareti, come succede in questo caso, logicamente la velocità aumenta e l'effetto viene notevolmente aumentato. Torno un attimo indietro perché adesso avrete riconosciuto la strada, è quella che è relativa alla prima freccia. Il problema qual è? Il problema è che tutte le strade che poi derivano da questa strada sterrata sono tutte in pendenza, e quindi di fatto tutta l'acqua che deriva dai campi in tempo velocissimo, in idraulica si parla di tempi di correlazione, che è il tempo di trasferimento dell'acqua da un punto all'altro, con tempi di correlazione brevissimi, si trova in via Indipendenza, che di fatto è un catino, cioè è il punto più basso in cui si vengono a trovare le fognature. Quindi qui diciamo così che la soluzione più facile e più sbagliata è: vabbè, io aumento le fognature, no? In modo tale che quando arrivano, più sbagliata perché bisognerebbe a parte una spesa enorme per andare a rifare le fognature, e poi ogni evento con i cambiamenti climatici noi dovremmo andare a creare praticamente delle autostrade.
oltre a costi e a disagi notevolissimi. Lo stato di fatto della zona però che cosa ci dice? Ci dice, adesso non so se avete, qua siamo subito di fianco alla stradina incassata che abbiamo visto prima, questa è la strada che il sentiero che porta a Villanova. Subito di fianco a quella stradina c'è una parte che vedete in lontananza, e qui vi mostro più diciamo in dettaglio, c'è una parte ribassata rispetto alla strada, all'incrocio che si vedeva prima, e ribassata anche di una insomma di un certo dislivello. Questo qui è il risultato, viene chiamato Paleo Alveo, cioè è praticamente il punto più basso di dove si è fermato il ghiacciaio. I terrazzamenti non sono nient'altro che praticamente delle formazioni dovute al trascinamento, all'incisione dei ghiacciai. L'incisione maggiore è qui di fianco, dove c'è adesso il cimitero che si vede in lontananza. Questa costituisce di fatto una volanizzazione, cioè un punto dove andare a portare le acque naturalmente, perché rispetto alla strada che vedevamo prima c'è un pianoro e poi c'è una discesa naturale. Da qui l'idea che è nata per attenuare il problema di Ruginello è stata quella di andare ad intercettare il flusso che arriva dalla strada incassata che vedevamo prima, e costringere l'acqua a incanalarsi nella zona del Paleo Alveo più posto, messo ad una quota altimetrica più bassa. Ci tengo a sottolineare una cosa, poi dopo l'ho detta anche in altre occasioni, stiamo parlando dell'attenuazione del fenomeno maggiormente visibile, maggiormente impattante, perché il bacino che vi ho fatto vedere prima, quell'area che vi ho fatto vedere prima che drena sul Ruginello, è un'area notevolissima. Quindi diciamo che stiamo componendo un puzzle di opere per risolvere totalmente la questione. Questo risolve una parte della questione. Così come la vasca Volano che è stata realizzata vicino al cimitero ne risolveva una parte, vicino al cimitero, perché il cimitero è stata realizzata una vasca Volano che raccoglie le acque che arrivano dalla strada provinciale di Bernareggio e da San Nazaro. Quindi per risolvere questa parte del problema cosa si è pensato di fare? Di andare a risistemare prima di tutto di rallentare il flusso dell'acqua nella strada sterrata, vedete c'è scritto realizzazione ghiaietto drenante, quindi l'acqua scorrerà lungo quella strada incassata che abbiamo visto prima, rallenterà perché verrà creato un materasso di materiale drenante, quindi non abbiamo più argilla in cui l'acqua scorre, ma ghiaia in cui l'acqua rallenta, verrà realizzata una griglia ampia per la raccolta dell'acqua e verrà realizzato un dosso subito a valle della griglia per fare in modo che la raccolta della griglia sia la maggiore possibile. Dalla griglia partirà un tubo interrato che uscirà su una canaletta in legname pietrame, quindi
è un'opera naturalistica più che artificiale, che distribuirà l'acqua lungo tutto il lato del campo sottostante. Una volta che la canaletta non reggerà più, l'acqua si distribuirà su tutto il campo, che ha una superficie, quindi un volume di trattenimento notevole. Il problema principale di questa situazione qui è che il campo è un campo privato, non è una proprietà pubblica. Quindi c'è stato, insieme al comune di Vimercate, così una trattativa, devo dire che comunque sia il proprietario che chi conduce il campo si sono dimostrati disponibili, perché è logico che il campo non si allagherà 365 giorni all'anno. Se contiamo l'anno 2016, che è stato un anno nefasto, si sarebbe allagato 3 volte in un anno, e non si allagherà tutto, perché la superficie di quel del Palevaldo è enorme. Per fare questa cosa è stato fatto? Introduco un attimino questo è una cosa che sembra brutta, no? È stato creato il modello tridimensionale del terreno. È stato fatto volare un drone, perché il rilievo a mano su una superficie così ampia sarebbe stato costosissimo, lunghissimo e faticosissimo. È stato fatto volare un drone e si è andato a creare proprio un modello del terreno per vedere come l'acqua scorreva. E questo per fare cosa? Per fare una modellazione che ora vi mostro, spero che di riuscire. Questo è quello che succede, incomincia a piovere, vedete, comincia a allagarsi. Questo è quello che succede, vedete dove va a finire l'acqua? È l'azzurro, le frecce fanno vedere che via Indipendenza, nel punto più basso, si allaga. Il blu intenso, più intenso il blu, più c'è l'allagamento. Questo è una simulazione di un evento che addirittura, se vedete il timer là sopra, è di 3 ore, è simulato un evento di 3 ore, quindi è stato simulato un evento particolarmente forte. È stato inserito nel modello l'opera di cui abbiamo detto poc'anzi, e questo è lo stesso evento con l'opera in progetto. Vedete che il campo continua a allagarsi come si allagava prima, ma via Indipendenza rimane asciutto. Nell'ambito di questo progetto, la premura, ritorno un attimo sulla presentazione. Che mi interessa vedere una fotografia. Con il terreno scavato per realizzare la fognatura andremo a rialzare, a creare un argine in terra lungo tutta questa diciamo siepe, per proteggere le abitazioni che stanno da questa parte. Tenete conto che
stiamo parlando di una decina, una quindicina di centimetri di acqua sul prato, estesa per tutta la superficie, quindi già adesso le abitazioni non dovrebbero essere toccate. A scarso di equivoci andremo comunque sia a proteggerle con il materiale che viene scavato, anche perché ci risulta, devo dire, anche un certo risparmio e una certa facilità spostare, diciamo così, il terreno scavato di 10 metri. Insomma. Questo, ecco, è l'intervento che abbiamo messo a punto. Allora, al solito magari abbiamo 5 minuti se ci sono domande particolari. Io aggiungo due cose. Abbiamo visto un esempio di funzionamento della modellizzazione. Allora, siamo andati, quando è stato in inverno, alla presentazione a novembre, praticamente Brianzac, credo tra i primi in Italia, sta attuando, e l'avete visto anche all'opera, questo progetto di modellizzare, no, tutte le reti fognarie della Brianza, tutta la provincia. Questo è fondamentale, l'avete visto anche adesso, per provare a simulare gli effetti degli interventi, no? Quindi sarà molto importante, quindi non si andrà tanto più così a occhio sulla base dell'esperienza, ma proprio ci sono modelli matematici dietro e naturalmente poi anche la tecnologia che aiuta, che poi sono sempre simulazioni, modelli, però sono fondamentali comunque per risolvere e magari quindi optare per una soluzione come questa, che io, ecco l'altra cosa che volevo dire, anche qui magari non sono preciso, la vasca Volano, che comunque era stata costruita 2015, l'anno 2016 degli allagamenti, in realtà aveva funzionato bene, ok? Aveva funzionato bene durante le prime piogge, si era riempita, no? E non si era allagato. Peccato che ha ripreso a piovere in maniera intensa dopo forse due giorni, un giorno, non aveva fatto in tempo a smaltire e quindi è esondata. Cosa che invece con questa soluzione qui, quindi quella soluzione che diceva, ma sì, nel 90%, dico un numero a caso, delle piogge che potranno venire risolve il problema. Peccato che l'evento straordinario è sempre nell'1% che manca al 100%, e lì cosa fai? E lì c'è il disastro. Questa cosa qui è in maniera stata pensata, e anche qui speriamo di non vederla mai all'opera, però non potrebbe, la curiosità c'è di vederlo anche con eventi naturali di una certa intensità. In teoria qui abbiamo uno spazio che quasi tende all'infinito, non è più raccolto nella vasca Volano, perché tutto quell'avvallamento che c'è è di un'estensione notevole. Adesso io non rubo altro, se ci sono domande particolari su questa cosa, puoi venire qua? Poi passiamo all'altro argomento, che poi è legato. Prego. Buonasera, io sono proprio di Ruginello e questi erano i luoghi dove noi giocavamo, quindi quando ancora non c'erano le case costruite, per cui siamo ben a conoscenza di questi luoghi. Ecco, io volevo far presente che quando hanno costruito queste strade hanno abbassato anche questa stradina e quindi non c'è più stato il dislivello tra il terreno e questa strada, perché effettivamente quando pioveva quei temporaloni forti veniva giù l'acqua dalla via Villanova, quella che avete inquadrato, dove c'è l'incrocio, veniva giù per la via Villanova proprio nella piazza Addolorata di Ruginello. Era praticamente, noi bambini eravamo contenti perché andavamo dentro e facevamo, ecco, capito? E quindi tutti lì a vedere l'effetto di quest'acqua. Per cui diciamo che l'uomo quando interviene fa sempre disastri, perché se la natura fosse lasciata come è,
insomma le cose andrebbero un po' meglio, va bene. Anche il fatto di quei diciamo di quei terrazzini che ci sono sempre stati un po' più alti, capito? Probabilmente arando e poi anche l'acqua tira giù roba, ecco. Però volevo anche far presente un'altra cosa: la strada che arriva da Bernareggio, dove c'è la pista ciclabile, che ha fatto la pista ciclabile, ecco, lì quel terreno che è più alto, quando piove, siccome non ha nessun muro di contenimento, tira giù tutta l'acqua e tutta la terra. Ecco, quella che fa l'incrocio con San Nazaro. Secondo me, anche lì, già il comune, quando ha fatto la pista ciclabile, doveva già provvedere a fare quell'intervento, perché è così lampante da vedere che non c'è bisogno di uno studio chissà che cosa per contenere, perché essendo alto l'acqua adesso viene proprio in un modo così, così forte che tira giù tutto. Ecco, infatti lì quando piove forte lì c'è proprio il fiume che scorre anche lì, ecco. Secondo me è da tenere presente anche quello. Faccio solamente due osservazioni. La prima, mi collego all'ultimo argomento. Nella parte che diceva la signora, legata allo scorrimento dalla strada provinciale di Bernareggio, e noi quello che abbiamo cercato di sfruttare è lo spazio verde che c'è tra la strada provinciale e l'aiuola del cimitero. Abbiamo, se andate a vedere rispetto a prima, è abbassato e sotto è stato messo ghiaione, in modo tale da creare un minimo di vasca anche lì. Quello che, detto in termini, ci fregava era che praticamente la vasca si riempiva e passava tra il muretto aveva un passaggio di fianco al muretto dove c'è il simbolo del cimitero, insomma, il teschio con le ossa. Adesso abbiamo cercato di fare un argine per contenere. La seconda osservazione si ricollega alla prima della signora, che è assolutamente vero. Quello che stiamo subendo in questo momento qua è la distruzione sistematica di quello che è il reticolo minore. Cioè, una volta, tutti i comuni in cui si va a parlare dicevano: una volta le acque finivano là, no? E perché? Perché c'era il fosso che in un qualche modo le portava in una zona che non creava danni alla popolazione. Questi fossi qui non ci sono più e le acque a quel punto lì corrono, diciamo, secondo la pendenza, e a volte vanno a finire, perché ormai l'urbanizzato è talmente vicino all'agricolo o al rurale che logicamente o lo si regima o se no diventa un problema. Scusi, io volevo sapere in città cosa farete, nel senso, via De Castiglia, angolo via Montegrappa, sabato eravamo allagati. Sì, allora è quello che diceva l'assessore. Allora, quello che è la modellazione delle reti fognarie, che cos'è? È una fotografia dello stato di fatto, quindi viene utilizzato questo programma, viene fatto piovere che riporta le reti con le loro dimensioni, eccetera, eccetera, viene fatto piovere in modo, diciamo così, ipotetico, forte, e si vanno a vedere quelle che sono le zone critiche. A questo punto, già sul modello, quindi senza andare a tentare, si vanno a ipotizzare delle soluzioni, si fa rigirare il modello e come abbiamo visto prima, si vede se la zona di Via De Castiglia si allaga ancora o meno, cioè quindi se la soluzione è buona o no. Solo dopo il modello, che si chiuderà a fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, sarà possibile trovare una soluzione. Qual è la differenza di approccio? È che dice: Via De Castiglia si allaga, allarghiamo Via De Castiglia. Vi faccio un esempio di un comune
in cui magari si allaga un terzo del comune e due terzi no, no? Poi abbiamo trovato la soluzione, dice, vabbè, ma lì tra il terzo e i due terzi c'è un tubo troppo piccolino, no? Lo stomaco, la pancia, che cosa dice? Dice, cavolo, abbiamo capito perché si allargano questi qua, allarghiamo il tubo, no? E ho capito, però magari quel tubo lì era quello che salvava i due terzi del paese, perché se allargo il tubo l'acqua passa e magari si allargano i due terzi del paese. Allora, o andiamo a fare un ragionamento di insieme di tutta la rete, perché magari il problema di Via de Castiglia non è il problema di Via de Castiglia, della fognatura di Via de Castiglia, magari sta prima, e quindi io devo andare a stoccare l'acqua prima, esattamente com'è il problema di Ruginello. Il problema di Ruginello non è la fognatura di Ruginello, il problema di Ruginello è che l'acqua nella fognatura non ci deve andare, bisogna trovare un modo per andare a portarla da un'altra parte dove fa danno. Quindi l'approccio è quello di, quindi che cosa si farà? Si andranno a individuare tutta una serie di interventi, di questi interventi si darà una priorità tipicamente dettata da cosa? Dal fatto che un intervento salva 10 persone, un altro ne salva 2000, faremo l'intervento prima, l'intervento da 2000 e poi l'intervento da 10 persone, ovviamente. Fatta una priorità verrà condivisa con il comune, verrà fatto un programma che poi verrà, penso, pubblicato, comunque sia pubblicato su internet, quindi facilmente pure con altri metodi, e quindi si darà avvio a questi quindi lavori. Guarderete anche Piazzale Martiri di Mercatesi, tutto il mercato viene considerato, okay, come tutti gli altri comuni. L'aspetto, sì. Un'ultima domanda, prego. Non ho capito. La manutenzione ai tombini. Sì. Chiedevo anche di avere un, sì, programma di manutenzione. Allora, la manutenzione viene fatta, diciamo così, periodicamente a settori. Che cosa succede? Qual è il problema? Il problema è che il tombino, la caditoria, insomma, la griglia si sporca molto velocemente per due motivi. Uno, nei viali alberati, dove ci sono le foglie. La seconda cosa, purtroppo, è che c'è il positivo e c'è il negativo, lo spazzamento strade non è che sta attento, cioè è una spazzola e praticamente a volte raccoglie la sporcizia e la porta. Quello che è sicuro è che il ciclo di pulizia delle caritorie, pensate quante ce ne sono in tutta Monza e Brianza, tipicamente in questo momento Brianza Acque arriva circa a pulirle tutte ogni 3 anni, perché è una questione proprio di mezzi, di persone. Quello che stiamo cercando di fare è proprio quello di andare a ottimizzare, perché ci saranno delle zone in cui la caditoia non si sporca perché non è in una zona alberata, oppure anche se si sporca non succede nulla. Stiamo cercando di andare e da un lato a aumentare la frequenza e dall'altro, con l'aiuto anche del comune, andare a ottimizzare magari le zone, invece di fare una volta ogni 3 anni una zona particolarmente critica, farla tutti gli anni, magari tralasciando delle altre zone. Dopo magari ne parliamo, perché adesso tanto grazie mille, poi speriamo di rivederci, perché il discorso del modello è molto interessante, così vediamo anche sul mercato, ci mettiamo un po' di acqua sulle vie e via. Poi il modello è interessante, perché poi uno pensa e dice, oramai si fanno anche le operazioni, no? Nel corpo umano non le fa più neanche, no? Le fa la macchina, perché va a vedere tutti questi vasi, alla fine i tubi sono dei vasi più o meno grossi, piccoli, una volta che hai il diametro, insomma, no? E alla fine non è così difficile. Certo, va ricostruito un pochettino dove sono, perché nel tempo è stato messo un po' tutto a volte, no? Si è perso poi il controllo di questa cosa qui, ma è interessante da un punto di vista ingegneristico risolvere questo problema col modello, perché risolverà molti problemi.
Per quanto riguarda le cavitoie, adesso è solamente una battuta, perché uno può dire da un lato le foglie, quindi tagliamo le piante, oppure le spazzatrici, vabbè, non facciamo andare le spazzatrici. Diciamo che sempre è vero che bisogna che il comune, comunque gli enti preposti, facciano il loro dovere, però riuscire tutti nel proprio piccolo, non dico di andare a togliere nel buco dell'altra persona, nell'altro quartiere, però ecco, quando uno vede un qualcosa magari lo fa di suo e ha già fatto qualcosa, parte del lavoro.